Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Cosa mangio in un giorno? Mi stavo preparando il tè e il tè di questa mattina, questo qui che è tutto giallognolo, è questo di Bucca. È il tè con la curcuma ed è il tè verde che sa anche un pochino di limone. Pare che questa curcuma faccia molto molto bene. Però vedete, dentro ci sono anche tutti questi altri ingredienti. E mi piace, sì, è un buon gusto e quindi niente, mi faccio questo tè qua stamattina. Poi qui c'è un po' di mango nel mio piatto, un po' di mango fresco. Sto mangiando questo che è il porridge, questo original. Questo è il porridge istantaneo. Quindi ci metto un po' d'acqua e viene super cremoso. Vedere, super cremoso. E poi qui ci sono le vitamine. Sto prendendo un po' di vitamine dall'ultimo, ho trovato questo in farmacia. Sono delle vitamine, questo qua è di Multicentrum, non c'è più la scritta sopra, vabbè, comunque sono le vitamine, sono delle compresse e sono alla menta, si possono masticare. Quindi me ne prendo una al giorno, più che altro perché mi interessava prendere un po' di vitamina D. Qui dentro c'è, allora vabbè. E poi come dolcino, io mangio uno di questi biscottini. Sono biscotti olandesi, sono stati riportati dall'Olanda. Sono dei waffle, dei piccoli waffle, ricoperti con il caramello, cioè del caramello in mezzo e poi c'è del cioccolato bianco. Questo è il cioccolato bianco, per me sono un po' troppo dolci. Dentro la confezione ci sono tre altre confezioni. Una questa qui con quelli al cioccolato fondente e poi c'è la confezione col cioccolato al latte. Io preferisco questi, adesso vi faccio vedere come sono. Vede che io preferisco questi perché la confezione è praticamente finita, ce n'è uno solo. Adesso vi faccio vedere com'è dentro. Ecco, guardate, dentro è così. Il biscotto è super friabile e poi c'è uno strato di caramello cremoso e poi c'è il cioccolato fondente. È veramente molto molto buono questo dolcetto, questo biscotto. E quindi questa è la mia colazione di oggi. Spero che vi sia piaciuta, ci vediamo più tardi. Continuate a seguire. Benvenuti all'ora di pranzo, vi accolgo con questa frittatona. Ho fatto la frittata con gli spinaci in mezzo, mi piace quando viene così bella alta. E adesso me la mangio, non me la mangio tutta, me ne mangio metà. E una cosa che mi piace tantissimo è metterla in mezzo al pane, quindi ho preso il pane tostato, e adesso ci mettiamo la frittata con un po' di insalatina. Come al solito bevo la mia acqua, eccola qui, la mia acqua minerale. E poi il pane che ho preso, questo è il mio pane preferito, la mia marca preferita è questa Ovis. Secondo me il pane più buono che ci sia in cassetta qua. E il pane, questo è quello integrale, con tantissimi semini in mezzo, per questo mi piace. Ci sono i semini di zucca, veramente è fantastico. Io vorrei dire tutti i semini che ci sono in mezzo, ma non so dove stanno scritti, vediamo qui dietro. Riusciamo? Non lo so. Vabbè, comunque seed mix, vabbè, semini di lino, di girasole, di zucca, vabbè, insomma, veramente molti molti semini. E adesso mi preparo la mia frittatona. Come vedete, qui ho preparato il mio panino enorme, questo è veramente il panino da combattimento, e questo è il ripieno della frittata. Mi sono scordata di dirvi che oltre agli spinaci nella frittata ci sono anche delle patate e un po' di cipolle, quindi una frittatona molto molto ricca. E qualcuno mi dice: ma tu mangi sempre così, ogni volta apparecchi, oppure è solo una finzione? No, non è una finzione, questo è come mangio io. Non è che sto mangiando con la tovaglia, con chissà quali cose, però a me piace mettermi a tavola col tovagliolo, una tovaglietta e il coltello, la forchetta e il piatto. Non è complicato, insomma, per me apparecchiarmi. E certo, certe volte vi ho fatto vedere che ci sono anche delle giornate in cui mangio di corsa e quindi non metto niente, mangio un sandwich e via. Però no, solitamente a me piace, insomma, mettere queste quattro cosette e mangiare in tranquillità.
E va bene, adesso mi mangio il mio paninone e ci vediamo poi per la cena, perché stasera ho una cena fuori. Vi porto con me. Allora, merenda time, ho fatto i cupcakes, ho fatto questi cupcakes alla vaniglia con il frosting, che è quello burrosissimo. E vi ho lasciato la ricetta sia dei cupcakes alla vaniglia che di questo frosting. E questi cupcakes sono un po' diversi dal solito perché dentro ho messo, vabbè, lo stavo mangiando, ne ho già mangiato a metà, poi mi sono ricordata di filmare, va bene. Comunque dentro ho messo il caramello, ho messo una crema al caramello e nocciole, molto buona. E quindi niente, adesso mi finisco il mio cupcake, vi saluto, se volete rifare i miei cupcakes trovate la ricetta sul mio blog, ma anche qua da qualche parte vi lascio il link. Ciao! Ed eccoci all'ora di cena, stasera sono qui in questo ristorante stellato che si chiama Angel per una cenetta romantica. E vi faccio vedere qualche sprazzo di questa cenetta perché ho filmato qualcosa con le storie di Instagram, questo è il menù. Mi sono dimenticata di farvi vedere insomma l'inizio con lo champagne e le tartine, però c'è questa zuppetta che ci hanno dato all'inizio, poi c'è questa che è una tartare di tonno con wasabi, shiso, che è il basilico giapponese ed era veramente ottima. E proseguiamo con il pesce, questo è un halibut con una salsina fatta di prosciutto ed è veramente molto buono, gustoso, insomma un abbinamento diverso dal solito. Poi c'è questo che è una sorta di sorbetto alle rose, profumatissimo e sa veramente tanto anche di rosa, con queste sfere appunto che hanno questo sapore di rosa. Quindi questo è per passare ai dolci e infatti poi qui c'è questo dolcino che io ho scelto che è un pudding al rabarbaro, un po' dolce e un po' acidulo, mi è piaciuto molto. E poi ho provato anche questo che è il dolce al cioccolato, più scontato con il gelato vicino, però ottimo. E finiamo con questi che sono dei pasticcini. E quindi questa era la mia cena romantica, spero che vi sia piaciuto tutto il menù di questa giornata. Se è così lasciatemi un like, scrivetemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi a questo canale perché ogni mercoledì alle 8 del mattino troverete un video cosa mangio in un giorno e poi ci sono tanti altri video ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Continuate a seguirmi, grazie, ciao, al prossimo video!